Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Siamo con, a questo punto noi diciamo K Magazine, perché noi nel nostro fantasia del ricordo del fumetto ricordiamo con K Magazine. A questo punto ti chiediamo oggi chi sei, come ti vorresti raccontare a chi non ti conosce? Beh, allora rimango sempre un K-boy, perché insieme a Barbara Andrea continuiamo a occuparci di Giappone, di soprattutto adesso di tutta la narrativa che ha ispirato lo studio Ghibli. In più io sono anche sceneggiatore, oltre ad aver scritto Storie di Lupin III, mi sto dedicando adesso anche a dei libri sul Giappone e gli anime, e ho presentato proprio a Fanta Macerata il Giappone con gli anime, in Giappone con gli anime, ed sono da poco usciti anche in cucina con gli anime dello studio Ghibli. Cosa ricordi a questo punto di Lupin, che ormai è diventato una leggenda, un mito, nonostante la morte di Monkey Punch? Beh, ricordo soprattutto Monkey Punch, ricordo l'amicizia che ci ha legato a questo maestro incredibile di un'umanità che non ritroverò mai più, penso, in una persona. Ci ha veramente accolto come se fossimo suoi figli, ci ha affidato non solo il suo fumetto più importante, no? Siamo stati i primi editori italiani a occuparcene, ma ci ha anche dato la possibilità di scrivere una storia che lui stesso ha disegnato, che è Alice Plaudo, che è appunto pubblicata sui K Magazine che citavi all'inizio, e in più ci ha dato la possibilità di fare la prima serie di Lupin italiana, quindi disegnata e scritta da tutti autori nostrani, e io ho lavorato a due di queste storie con Andrea Cardi e Sara Colaone. È stata un'esperienza estremamente importante e incredibile, perché io sono cresciuto con Lupin, è stato sempre il mio personaggio più amato dell'animazione giapponese, quindi un bellissimo ricordo. Ma soprattutto portare per la prima volta un fumetto giapponese in Italia è stato comunque abbastanza complesso, rientrare in un mondo dove Bonelli ha fatto comunque da padrone per tempo. Ma sai, era venuta una nuova generazione, no? Quando siamo usciti con i primi manga abbiamo portato una vera rivoluzione. Il lettore fino a quel momento era un lettore di sesso maschile, non giovanissimo. Con i manga abbiamo avvicinato un pubblico femminile incredibile, abbiamo avvicinato tanti ragazzi e anche una generazione che era cresciuta, quindi con qualche anno in più, che era cresciuta con i cartoni animati. E quindi si è creato una terza via del fumetto, no? Oltre all'italiano e americano, un fumetto giapponese che oggi sta vivendo l'ennesima nuova stagione di grandi successi, e quindi insomma sono orgoglioso di aver contribuito a portarlo in Italia con gli altri K-Boys. L'ultima curiosità, come è cambiato il mondo? Appunto, tu hai detto che hai fatto tante funzioni, l'ultima appunto sceneggiatore. Com'è cambiata la figura dello sceneggiatore nel fumetti e nell'anime da quando è iniziato ad oggi? Ma allora, c'è stato un momento di grande crisi. Ricordo, ero un anno ero in Giappone a un party di Shueisha, e come ogni anno dovevano premiare il nuovo autore emergente. E Akira Toriyama era il presidente della giuria, Akira Toriyama, autore di Dragon Ball, e quell'anno non è stato premiato nessun autore perché nessuno era stato ritenuto all'altezza di poter portare un nuovo contributo al panorama giapponese. Fortunatamente negli ultimi anni sono un po' cambiate le cose, per cui dopo i vari One Piece, Naruto, sono arrivati tanti nuovi successi, a cominciare da Demon Slayer adesso, My Hero Academia, quindi insomma c'è ancora grande forza vitale e i manga porteranno sempre grandi emozioni. A questo punto noi ti ringraziamo e ci diamo appuntamento sempre con i cartoni animati. Sempre e comunque, grazie a tutti voi. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.